Ciao ragazzi, qui è Zano e siamo oggi ritornati con un nuovo video. Altri premi mensili. Ho fatto anche questo mese Elite 1, ho fatto Elite 3 settimanale. Apriremo oggi i miei e quelli di Yoshi, che sarà ospite durante il video. Per la prima volta me lo porto in webcam, perché ragazzi dovete vedere quanto cazzo è bello questo essere umano. Voglio rubarvi giusto un minuto per parlare di Roma-Liverpool. A chi non interessa può skippare, perché tanto finirò a breve. Io sono felicissimo della Roma, sono veramente contento. Sono, come posso dire, orgoglioso della squadra, considerando che noi in Europa siamo sempre stati abituati a fare delle figure di merda clamorose e siamo usciti veramente con le palle, per quanto poi effettivamente alla fine non meritavamo di uscire, tra virgolette, perché all'andata il Liverpool ha strameritato di vincere assolutamente, considerando però anche il gol in fuorigioco che hanno fatto. Qui in casa gli abbiamo rotto il culo, gli abbiamo regalato due gol, quindi comunque sia colpa nostra, della squadra, che deve migliorare in quello. Partiamo dalle cose concrete, bisogna migliorare su, come posso dire, la superficialità, capito? Qua si tendono a fare delle cazzate in momenti proprio in cui non le devi fare, non le devi fare. C'è stato un rigore mancato per un fuorigioco inesistente fischiato su Dzeko, e ovviamente c'è stata la parata con le mani da rigore più rosso, che non è stata vista da nessuno. Tilting, devo dire la verità, molto tilting, perché io ero felice ieri, ma allo stesso tempo già ti immaginavi a Kiev come poteva andare, perché perdevi lo stesso, perché la perdevi. Ti dà, come ti posso dire, personalità europea, capito? Quello che la Roma non ha mai avuto effettivamente, e che comunque ha anche acquisito quest'anno, considerando che in semifinale non ci arrivano tutte le squadre, al massimo la Juventus in Italia, ma le altre no. Detto questo, apriamo sti benedetti pacchi. Allora regà, io vi posso dire una cosa: gli if fanno cagare, c'è il mio Edin Dzeko che spero di trovare, però è il più alto, quindi non ne ho idea. Nei mensili non c'è molto da trovare, c'è Paulino Dybala, Aubameyang, Lewandowski, Pogba 91, Perisic, Milinkovic Savic, ci stanno un po' di giocatori. Questa purtroppo la devo scartare, perché ho fatto anche il mese scorso Elite One. C'ho un 100k che non mi terrò, perché non mi interessa che domani esce la BPL. Oggi esce la BPL, perché voi lo state vedendo oggi, e domani vedrete anche un pack opening sulla BPL. Sto caricando quasi tutti i giorni, domenica stream. Dai raga, lasciate un bel mi piace, perché mi sto mettendo sotto, voglio andare bene. Ci ho messo 10 minuti a caricarsi questo qua è Cristiano Ronaldo, easy. Non è un team of the season purtroppo, però sti cazzi. Germania, DC, buono. Boateng, Hummels, Easy 89. Molto contento. Che cazzo, non me l'aspetto mai gli 89 nel pacco, sinceramente. De Vrij, Toprak, coscia di pollo. Buono. Tutto al club, che sto pronto per il pack opening di domani. Faccio tutte SBC della BPL. Li trovo tutti. Pacco da 3 if questa settimana. Il team of the week è una merda, ragazzi. Infatti lo sto aprendo giusto per il bene del video, ma non me ne frega proprio niente. Chi è? Gueye, forse il migliore, ti devo dire la verità, forse il migliore tra gli if, 67 di tiro. Ma Tadic e Simeone, mi dispiace fratelli napoletani, mi dispiace tanto. 55.000, cerco di venderlo al volo prima che lo trovano tutti. Pronti con il mensile, ragazzi, ti prego. A me non servono molti giocatori, serve tipo solo Pogba o un super sub, un Perisic. Non mi serve tanto effettivamente. Dimmi che c'è Zà dentro. Allora, vorrei trovare un lato positivo in questo pack opening, in questi mensili. Mamma mia. Allora, il lato positivo è Memphis è leggenda delle carriere dell'Atalanta. C'ha quel 3 di piede debole che mi triggera, però c'ha dei stati clamorosi. Come super sub secondo me potrebbe essere interessante. Welbeck potrebbe essere carino. Douglas Costa simpatico. Ma regà, 86 best rating. Buttiamo tutto al club. Siamo pronti. Adesso apparirà il mio canottaro preferito accanto a me. Eccoci ritrovati, regà. Stai canotta, fra.
E che non sto caganotta secondo te? Allora raga, io ormai lo conoscete da febbraio, Yoshi che mi dà l'account suo per aprire sti pacchi. Lo conoscete da febbraio, l'ho spammato sempre, ma oggi ho detto lo devo portare in video perché è tipo una delle persone più belle che io abbia mai visto. Io... allora, è tipo Salah, Donnarumma, boh, e te, dai. E i muscoli non so di chi so, quindi, cioè, te la sei tu a quelli. Quelli a un lascio, me li armeno pure. Io mi ricordo sempre, raga, che il Twitch suo è sempre in descrizione. Andate, passate, perché io considerate che ci sono poche cose che guardo nella vita mia. Lui che fa la Weekend League è una di quelle. Quindi ogni sabato e domenica specialmente sta in stream. Venerdì un po' di meno, però anche martedì streami tu ad esempio. Ci stanno proprio quei giorni. Io martedì, giovedì, poi mo dipende sempre quello che porto. Ma alla fine però lo sai, sempre quelli, no? Almeno su Twitch ci sto. Regà, dategli il follow, fidate, perché questa settimana poi te, frate, hai fatto 35 win. E un paio sono state pure brutte che ho perso, perché il top 100 si poteva fare sta settimana. Si poteva fare, sì, e il 37 entrava sta settimana in full champion. 37 entrava. Tanto, prima che finisce FIFA, fra, il top 100 lo faccio. O fai che sì, o fai che sì. Io fammi, frega anche. Anche perché mo troviamo mo stasera se famo Ronaldinho in stream, eh. Apro il primo 100k, frate. Dai, che i team of the season, porco frate. Due fanno cagare. Vabbè, ma sempre fra... 30-40k orgo. Fra... No! Ma no, ma come Svizzera, Burki? Ma porca, Svizzera Burki. Un TD Overs, sono. Vabbè, tanto se butta tutto lì sì, esperimento dentro al club. Wow, tutto in club, cazzo. Tutto in club. Senti, dato che ce l'hai un altro SDS e fanno schifo, io apro prima un pacchetto SDS va, e poi riparo. Come te pare, va. Qua va. Che ti serve? Tipo Edin Dzeko, che è il migliore. Cioè, ti rendi conto? Dacci pure a Gueye che sto 50. Io quadrato non ho buttato. Gueye, fra... Ho trovato pure io. Ma che è il pacco mio? Al posto di Pavelenka c'avevo Simeone io però. Buono, buono però. Poteva andare peggio, eh. Ah, sì, sta scherzando. Giocatore Euromax. Dacci sto team of the season. Dai, che mi è tenuto. Te tenuto? Dacci sto team of the season. Eccolo! Oh! Dai, fra. Dai! No, chi è uno match. Inglese? COC? Ma chi è uno match? Oh. 83, già ero pronto che strappa a Maganotta Arcogan invece. Ma che balla, ma guarda che spastico, 83 del generale blu, balli. Dai, manna. Oh, pure Fabregas. Oh, Ersesk è buono. Dai, io questo USBC. No, no. Zonzi, Dost, manca mai. Dost, ti capirai. Vabbè, dai, questo è un bel pacco, questo è tipo una settantina di K di pacco. Forse Digno se sta avvicinando, Oh, perché poi devi calcolare pure che poi dovrai riaprire gli altri pacchi. Poi calcolando che qui c'è Edin, è easy, la storia. Ma magari ho quasi 100k pure. Dai, vediamo che ce regali. Bosnia! Che è? Germania, no, non è quello handicappato. 86, Petersen. Ma 86 è un botto, ma che è? Sì, ma quanto si vende? 10.000 crediti, guarda che stazzo. Mi sa, una ventina sto scemo. Bacca! Bacca! Vabbè, bacca, ma questa era high graded però. Giusto perché sono over all alti e mi possono servire una sfida di digno, ci butto dritti. Ti è 6, 17, mamma mia! Che schifo! Questi pacchi come... Vabbè, lo sai mo, quel fuori classe. Che te serve? Fuori classe 1. Che te serve? Per nessuno. Mensile? Generale alti da poter farmi digno. Guarda, io ho trovato consigli, meno. Oggi le mani mie non le trust. Però l'account è sempre trovato quei Rygard, quando mi ha trovato quei Rygard, te clamoroso. Ma Richard. E che non lo butti, Richard. Dai, sì, te prego, te devo trovare tipo pure un Lewandowski. Dai, però, basta con 88 più, guarda. Chelsea. Chi è? Giroud. Mamma mia, che schifo. Mamma mia. Io ho visto Francia, ho pensato Pogba. Io ho pensato a Pogba. Ti prego, dimmi che c'è a Ozza. Te lo metti come super sub. Guarda, ce lo metto, guarda. Sembra... Ah. Che dira. Mamma. Giusto Pereira posso provare. Depay. Depay non lo butto. Però. Beh, però dai, bello alto. Moses ci può sta? Guarda, oh no, il mio l'arciere Calaiolo. No, non ci credo. Oh, il mio da qui partivano gli 81. Era mese scorso 81. Mio paro. Fra, mese mio scorso paro. Bronze pure bella super sub.
Promes, infatti, oh. Io sono comunque contento perché alla fine il team of the season l'abbiamo trovato. No, non sono contento manco per cazzo invece, perché ho lavorato un mese per ricevere io consigli di Giroud. Vabbè, è da settembre che faccio il full champion, da ottobre. Ma che ho trovato? Azzardo. Ho sbucciato una volta Hazard 91, che ho finito il builder dei PD. E poi un altro due scandaloni. Mamma, Brahimi, quello che mi ha trovato te. Mamma mia. Oh, t'ho trovato Higuain, 92. E il Pipita, quello è volato per... Chi mi sono fatto col Pipita? Ah, il fenomeno. Fenomeno. Ah, ora faccio vedere pure la squadra tua in caso... Guarda la squadra. In caso qualcuno fosse interessato, regà. Cioè... Che ha buttato. Ah, ti potevo trovare, vedi pure Donnarumma, te potevo trovare, te rivendevi questo. Cazzo, Donnarumma mi rivendevo questo, era buono, era uno. Mannaggia la puttana. Mo vabbè, vendi Alessandrini, metti Memphis. Vedi, questo è il Milinkovic che io ho trovato il mese scorso. Quello sì, quello è stato bello, però non mi è piaciuto. Troppo oggi. E poi qua c'è quel Zonaldino. E tu come che fa in game? 4-2-2-2, vero? Mo 4-2-2-2 con i GOC che so. Son a destra, Bale a sinistra. E poi Ronaldo e Crespo punte, ma Crespo tanto mo vola, non mi piace. Metto Digno con 7 tempere. Quindi se Dio vuole tu adesso metti Digno in, in 7 lo fai giocare. Metto, non se lo faccio giocare in 7, tanto è comunque più forte di Crespo. Vito. Regà, quindi io vi saluto, ringrazio Yoshi come sempre, vi ricordo sempre di passare la sua fra. Grazie, sacco te sul canale. Easy, fra, easy. Anche alla prossima, se volete lasciate un mi piace, arriviamo tipo a 10.000 domani, pack opening della BPL, ci ho già caricato i 200 euro. Easy. Bella, regà. Bella a tutti.